cambiando a seconda di come te in questo istante modifichi gli eventi con la tua coscienza. Perché, prego. Professore, ma il diario di quell'attore, sì, è quello che c'era scritto, è cambiato? No, certo che no, certo che è rimasto uguale. Certamente, questa è la prima, avviene sempre fuori questa domanda. Ci arriviamo. Non è come nel film Ritorno al futuro che cambia la fotografia, capito? No, la cicatrice sullo stinco ce l'hai sempre. Allora, cosa si può fare? Si torna indietro. Quello che cambia è la coscienza. Allora, io quando mi voglio ricordare di quello che è successo 20 anni fa, siccome i ricordi non sono dentro di me, ma sono fuori, io li vado a leggere. E quando li vado a leggere, con il lobo destro del cervello e il lobo sinistro, che sono due lettori di ologrammi, è come se prendessi una telecamera e andassi nella stanza di là a guardare cosa sta facendo in questo momento il mio passato. Se oggi lo faccio, se lo faccio 10 anni fa e lo faccio fra 20 anni, il mio passato è cambiato. Di solito cambiano dei piccoli particolari, del tutto insignificanti, ma sono quei particolari che a volte invece, come nel caso di un'adduzione, forzatamente abbiamo modificati parecchio, e quindi il soggetto che va indietro non se le ricorda più quelle cose come erano successe una volta, perché il passato si è modificato. Quindi lei nel passato non ha più accettato la presenza dell'alieno, ma l'ha sempre cacciato. Si risolve che lei, l'alieno, è sempre venuto e magari verrà anche nel futuro, ma non la piglierà più perché la sua coscienza comunque è cambiata e non lo fa interagire con l'alieno. Lei questo come lo soffre questo problema? Credendo di avere una memoria, questo succede anche a noi, una memoria strana, ma è cambiata la memoria. Quando io mi ricordo una cosa nel passato, me la ricordo mano a mano che invecchio, in modo diverso. Per quale motivo? Ci sono due motivi fondamentali, uno neurologico e l'altro fisico. Quello fisico è che nel frattempo le cose sono cambiate anche nel passato, io ho acquisito coscienza e il mio passato è cambiato. Quindi io lo vedo in modo diverso, non perché mi sono rincoglionito, lo vedo in modo diverso perché è diverso il passato. Per esempio, qualcuno di voi in gioventù si è mai innamorato di una persona X o Y? Sono passati 30 anni e tu fai fatica a ricordarti che faccia aveva. Ti ricordi tutto, la faccia no. No? Ti ricordi le cose. Perché? Perché quando succede questa cancellazione vuol dire che in qualche istante tu hai percorso un nodo, una scelta. Per cui, da quel momento in poi, quello lì non è previsto più che lo incontrerai mai più nella vita. Non c'è più nei tuoi ricordi, perché non c'è mai stato da quel momento in poi. Un discorso del genere viene fatto da Ilya Prigogine, per esempio, che parla di queste biforcazioni. È uno che ha vinto il premio Nobel, è un bischero questo signore, no? Allora, cosa succede? Succede che però te, nella tua realtà virtuale, presente, quello che è spazio, tempo ed energia è. Quindi se te hai scritto le cose, le hai scritte e ci sono, la cicatrice sullo stinco ce l'hai e ti rimane. C'hai l'idea che gli alieni sono venuti e nessuno te la toglie questa cosa, perché fa parte del tuo bagaglio esperienziale. Tutto ciò che è tua esperienza non è modificato, non è stato modificato. Mi hanno tagliato un dito perché l'alieno me l'ha morso, è un'esperienza che ti rimane sul corpo, l'esperienza non si cancella. Quindi sia come tracce fisiche che come ricordo, quella esperienza te ce l'hai sempre. L'alieno è venuto e ha interagito con te, ma quello che cambia in questo caso è il rapporto che te hai con l'alieno, perché te ora sei in grado di dirgli di no. Lo ridico in un altro modo. Questa è la cosa più difficile di tutte. Ora sono qui, in questo punto. Qui c'è il mio passato e qui c'è il mio futuro. Boom, faccio una fotografia. Voglio fare, la prendo e la metto qui nell'album. Ora faccio un'altra fotografia. Io sono qui. Qui c'è il mio passato e qui c'è il mio futuro. Boom, un'altra fotografia. Queste due linee non sono due linee,
sono la stessa linea. Una linea in cui cambiano i colori cangianti da una parte all'altra in contemporanea. Non ci sono una situazione, due situazioni, tre situazioni. In questo caso qui, il mio passato, quello in cui ero stato preso, non me lo posso ricordare perché non esiste più. Non c'è, non esiste più. E cosa voglio dire ancora? Che se io lo vado a rileggere e lo leggo in modo dinamico, il passato quindi non è una cosa statica, ma è una cosa che cambia, vado a leggere in quell'istante quel passato che corrisponde al presente in questo istante. Quindi il diario fa parte di un passato che c'è ancora. Certo. L'adduzione no. No, esatto. L'adduzione no. Quello che cambia, tutto sommato, è solo la coscienza. L'acquisizione, cioè come te interagisci con il fotone. Il fotone rimane, ma te prima lo vedi onda e ora lo vedi particella. E fra 10 giorni lo vedi come far fappa. Se te, mano a mano, però, questa è una cosa incoraggiante, lo stesso Ilya Prigozhin dice che la coscienza è un processo irreversibile, l'acquisizione di coscienza, quindi non torni mai indietro. Il giorno, fra 20 giorni, qualsiasi cosa tu veda diverso da come la vedi oggi è migliore. La coscienza aumenta, non diminuisce mai. L'uomo, se mai è stato scimmia, non tornerà mai scimmia. Ecco, questo è un po' l'aspetto della questione. Quando lo spazio-tempo viene bloccato, qui c'è il problema dell'animale. Quando lo spazio-tempo viene bloccato, non c'è più il pesce nell'acquario. C'è il pesce, c'è l'acquario, c'è tutto. Manca l'essere vivente. Cioè manca quella cosa che ha coscienza, quella non c'è più, perché l'alieno ha fatto in modo di bloccare lo spazio-tempo e in questo film sono tutti andati avanti, in quella celletta spazio-temporale fermo, non ti si permette di andare avanti, in qualche modo. Cioè non ti si permette di avere coscienza di quello che sta subito dopo, subito dopo, subito dopo. All'inizio... Dov'è la difficoltà nel capire questa cosa? È una difficoltà intrinseca del cervello, perché noi abbiamo l'idea che il tempo sia una serie di eventi uno dietro l'altro e non che il tempo sia una serie di eventi tutti in un colpo solo che te, a seconda di come ti pare, ne vuoi leggere 1, il 5, il 7, il 2, il 3, così ne cambi la progressione geometrica temporale. Questo è l'aspetto della questione. Ma se noi siamo in grado di fare questo, e io questo esperimentino l'ho fatto 5-6 volte, sembra che abbia sempre funzionato. Sempre funzionato. Cioè non mi è mai tornato indietro l'addotto che mi ha detto mi hanno ripreso. Non mi è più tornato indietro. Di solito dopo 10 giorni ti telefona, sì, però sono tornati. No, con questo trucco no. Cosa è il risultato finale? Il risultato finale potrebbe essere Pribram c'ha ragione, Bohm c'ha ragione, e noi siamo andati, Weiss in qualche modo un'ideuzza sulle cose ce l'aveva, noi siamo riusciti con dei trucchi a livello ipnotico a dimostrare che lo spazio-tempo non c'è e che c'è solo la coscienza attuale che ti permette di vedere le cose in questo modo. Coscienza che, essendo di un contenitore, ma è anche di tutti gli altri contenitori, quindi l'uomo della pietra, quando mi descriveva la sua prima adduzione, è successo anche questo una volta, l'ho fatto andare indietro, indietro, indietro un po' troppo, lui è un uomo della pietra che c'ha questa cosa e mi descrive l'adduzione da uomo della pietra, con delle cose allucinanti, perché sono i termini che cambiano completamente, e lui si trova su questa, arrivano questi che vengono dal cielo, che volano con questa macchina, non dice macchina, dice...